E poi c'è il signor Dino Tennessee Whiskey che ha donato un'ora fa, pensate, un'ora fa, amici ascoltatori, che dice: buongiorno. Vede, signor Gatto, oltre ad essere un giovane ragazzo che crea contenuti di alta qualità, oh grazie, lei è una di quelle persone che a pelle non può che piacere e farsi voler bene. In realtà mi odiano tutti, però grazie comunque. Perciò niente, continui così, amico mio, ottimo lavoro, veramente. Grazie mille pure a lui. Io vorrei ringraziare anche la signorina Giulsi, che poi non sono riuscito più a rispondere per il suo bel messaggio romantico. Poi dopo ti mando le foto del mio cazzo. Madonna, signor, sei un uomo di merda, porca troia. Sono le 10 meno 10. Hai visto, Isa? Hai visto? Chi ti odia non ti merita o è un cane? Va bene, va bene. È colpa mia, Isa, Ah, scusa. sì, mi Scherzo, lei ricordo, sei messaggi quello di biondo che c'è la sesso. faccia da pirla. Mucho gusto. E sono sei, Buon che è meno di argento. cinque, ma Come? decisamente più di cinque, credo. No. No. Lei ha sbagliato qualcosa, signor Mucho Gusto, però le vogliamo bene uguale. Ah, siete presi che domani i subscriber si cuccano il video della vita? Domani è martedì, ricordo. Devo ripeterlo sempre che poi dopo, no. Qui, poi. I diamanti si tagliano solo con altri diamanti. Me la segno. È la frase del giorno? Era meno di 7. Vabbè, sì, ma sì. Te la puoi tenere per il mese prossimo, tanto me la dimentico che non c'ho la testa. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, puttana puttana, puttana la maestra. Mamma mia, che ricordi di infanzie. Il video del giorno è bellissimo, la parte delle forchette del piatto mi ha fatto uscire sangue dalle orecchie. Sì, sì. A proposito di Juni Gamer, spammatelo che non l'ha visto nessuno. No, dai, basta. Adesso basta, non parlo mai più di problemi del canale o cose, perché dopo mi sento in imbarazzo se qualcuno fa robe. Quindi oggi solo Subnautica, solo faccende, solo parti originali. Non esiste più il video dell'assemblaggio PC, Mazu. Mi dispiace tantissimo, è andato perduto. L'ho detto anche nel video che vedrai domani. Purtroppo metà del video è stata perduta proprio. Per un errore, mi dispiace. Ero lì pronto, vado per montare. Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo Va che c'è la faccia da bene, pirla. Gabriel. Jarl, Buon di Jarl. Cottone Pisellone. Grazie, credo. Oggi si fa il camminatore marino, ci proviamo. No, no, magari non il camminatore, ma il camminatore posso mettere. No, devo fare il ciclope, per forza, quello. Deficiente, non lo devi spammare qui, Journey Gamer. A cagare, va là. Dai. Ah, non ho niente da dirvi stamane, vediamo. C'è qualche news di multiplayer? Aspetta che mi preparo. A parte niente. Incredibile. Come mai? È partito ma con un volume più basso. Bravo Pier che mi hai ascoltato. Subnautico. Tra l'altro hanno fatto degli aggiornamenti su alcuni giochini interessanti, ma ne riparleremo. Pom 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 pom. Va bene, signor. Ok. Infected update, che cos'è? Leggo di più. Mi si è aperta una pagina incredibile. Infected update. Oddio! C'è praticamente un video dove tu diventi un infetto. Ti viene la malaria. Siamo malati? Scusa, questo aggiornamento quando ci sarà? Ah,
c'è un coso di ricerca. Una stazione di ricerca. Mamma mia, gli vengono tutte le mani verdoline e mortali. Insomma, quanto mi sta piacendo Subnautica, porca troia. Mi sta... È bellissimo. Siamo a 18 ore, perché 17 ore e 57 minuti. 18 ore praticamente. E mi continua a venire voglia di andare avanti. Comunque, Nintendo Switch ha venduto un sacco di unità. Titanfall 2, i prossimi contenuti includono nuove mappe e un Titan. È un peccato, Titanfall 2 non si è più cagato nessuno. Spendere $3.500 per un monitor 4K mi ha infilato non nel culo. Mi piacerebbe avere un biglietto da visita Tetris giocabile. Sì, ma mi sembra un po' scomodo da dare in giro. Protagonisti degli open world sono donne o gay? Scoppio di hilarità in rete per il titolo della Gazzetta dello Sport. Mamma mia, che roba quella lì. Me la rimembro. O uomini di colore, perché c'è anche Watch Dogs 2. Nintendo ha messo fuori di produzione il Nessino? Veramente, porca troia! Come l'ho detto, porca troia! Ad aprile partiranno gli ultimi rifornimenti della console per il Nord America. Comunicare è stata Nintendo stessa che si è dimostrata cosciente nelle difficoltà avute dai giocatori per acquistarla. Parlando con IGN, il suo rappresentante ha dichiarato che il NES Classic Mini non era mai stato inteso come un progetto a lungo termine e che ne sono state prodotte molte più unità di quanto inizialmente pianificato. Questi sono degli imbecilli. Avevano la gallina dalle uova d'oro e ha detto no, basta, fermi, compra Switch, stai fermo. Questi sono dei deficienti morti. Poi gli youtuber mica li hanno dati, maledetti loro. Non so. Allora. Aspetta che adesso ho troppa sensibilità. Ok. Ok. Queste le rimettiamo lì. E le altre le andiamo a mettere di là. A Nintendo fanno schifo i soldi, sì? Ma guarda te che c'ho i pesci in casa! Esci! Non lo posso raccogliere, aspetta che lo analizzo. Di là. Lo sto facendo, non vedo. Ma mi è scappato! Vabbè, chi se ne frega. Sono dei folli. Nintendo folli. Allora, quanto materiale e quale materiale mi mancava? Adesso lo scopriamo. Non l'avevo messo qui. L'avevo messo qui però. Ok, allora abbiamo 4 lingotti di plastilina e mi sa che me ne serve un quinto. Un vetro smaltato, mi sa che me ne servono 4. E adesso andiamo a vedere. Dov'è lo sbirulino? Thank you! Chi dona? Ma yeye! Ciao con te! Ma come ciao con te? Ma certo che come siamo matti, non ho mica detto che dovete donare, altrimenti avrei messo cifre altissime. Ma mi accontento, sono anche contento qua. Ma io sono contento, grazie, sono contento. Adesso non me lo puoi mica togliere, me ne frego io. Sono contento e ti inculi. Vetro smaltato 5. Non c'ho voglia. Vabbè, dai. Andiamo a recuperare la plastilina allora. Grazie mille, guarda un po'. Accontentati. Accontento, ti faccio vedere io come mi accontento. Welcome aboard, Captain. Non so se avete. Sì, me lo vuoi dire un'altra volta? Non so se avete visto che salto felino. Aiuto. Allora, devo farmi mordere da questi figli di una buona donna, no? Non mi ha preso. Vabbè, ho capito. Se sei orbo, però, dov'è? Beh? Dai, mi serve anche quel bel quarzo, mi serve.
anche lì c'è altro quarzo. E come faccio a farmi mordere se non mi morde? Ok. L'ha perso il dente? Come faccio a vedere se l'ha perso? Beh? Ah, sì, mi ricordo. Sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla. Phil, buon bronzo, grazie mille. Beh? Come faccio a vedere se hanno perso il dente, ragazzi? Voi che ne sapete a pacchi. L'ho ucciso? No. Ascolta. Vieni qua. Faccia di merda. Madonna, che botta che gli ho dato. Adesso l'ho defunto. Ops. Vabbè, posso recuperare il dente adesso? Stalker. È ok. Beh. Guarda che tanto riparo. Ok. Come faccio adesso? Lo analizzo, che non l'avevo mai analizzato lo stalker. Perché mi dice che è lo 0%? Perché è morto? Devi controllare il fondo. Quindi non ha senso accoltellarlo in questa maniera qui. Si è rotto il coltello, ma porca troias. Vabbè, c'è del quarzo qui. Sul fondo, andiamo a vedere sul fondo, ma... Cioè, vedilo tu un dente in mezzo a qui. E chi lo trova un dente? Come è fatto poi un dente? Cos'è sta roba qua? Non vedo niente io. Non vedo mica niente. Ma qui di sicuro non è. Aiuto? Torniamo allo sbirulino. E ho rotto il coltello. Ma lì c'è del coso. Tocca cercare col lanternino. No. Lo stalker perdeva i denti se mordeva i pezzi di metallo. Io sono di metallo. Sono dentro del metallo. Guarda qui quanto bel titanio che mi inciuccio io. Che palle. Va bene. Allora, stalker, do cazzo sei? Non ce n'è più, giustamente. No, ne ho investito uno, gli altri si sono levati dai coglioni. Chiaro. Mi morde? Non lo vedo. Vai. Non mi morde. Aspetta che questo qui aveva... Adesso li devo seguire. Scusatemi. Mordimi. Dai, ne dobbiamo recuperare solo altri 4 di denti. Va là. Che culo, uno! Mio. Vai, mordimi. Non ne vedo. No. Buoni però. Che fine di merda che ha fatto quello lì. Che dispiacere. Oddio. Ma dai. Allora, domenica io non ho mai fatto live Phil, domenica sera al massimo. Domenica sera sì, ci sarà la live senza problemi. E lunedì, anche lunedì facciamo le live come al solito. Ci sarà meno gente, immagino, o di più, non lo so. Ah, sì, quarzo. Mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla. E chi è questo biondo? Jimmy! Che diventa bronzo pure lui, bravissimo Jimmy. Sempre un grande Jimmy. Io lo conosco da quando era il pedofilo che uscì di casa. E quel mattino faceva brutto. Però il pedofilo alla fine era il cognome. Ok. Allora, caccia al dente non sta andando benissimo. Però uno. Ops. Però sto trovando del quarzo. Ok.
che insomma è sempre utile averne. Ma la smette questo qui di ciancicarsi? Guarda che mi dispiace, ti picchio. No, beh, aiuto. Questa roba si droga. Benvenuto in famiglia. Chi è? Gigi Bardi, lei è un nuovo. Bravo, bravo che è nuovo. Sono contento che lei sia nuovo. Perché se ce l'avevamo già conosciuti non era bello uguale. Lente. E mi è andata proprio di culissimo prima. Ma guarda lì, le convulsioni, ma che dispiacere. Vabbè. Buon lavoro, mucho gusto. E impari a fare i conti. Domenica sera, sì, domenica sera c'è. No vabbè, stasera non ci sono problemi. Domani mattina la farò comunque, anche domani mattina. Anche per... purtroppo il 15, giorno dei subscriber, coincide con una festività questa volta e niente, bisogna... Beh, che incastro lì? Tutto bene? Mi scusi? Niente, è morto. Fatta. Aiuto. Ok. Si è scastrato? Ti scastri, imbecille? Ah, sì, mi ricordo. Sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. È un altro animale salvato. Sto per raggiungere Gabriele. Grazie, Lorenzo. Boh. Vabbè, allora niente, andiamo in cerca di sti cazzo di denti. Però sti pesci che mi attraversano la strada. Ah, che prurito. Io però... Oh, allora, lì c'è questo e anche questo. A sto punto io mi dovrei fare un coltello nuovo, in realtà, eh. Dimmi che ho ancora un po' di posto. Perché c'ho il poster? Perché c'ho il poster del prom? Ma porca troia, guarda qui. Vabbè. Che ombra brutta. Quarzo. Thank you. Adesso sto trovando solo quarzo, ma com'è possibile? L'altro giorno era introvabile. Chi è? Di mei. E io faccio il bis, non te l'aspettavi, eh? E io mi accontento. Mi accontento ancora. Grazie. No, aggiornamenti no. Di qui, eh. Uno e una due. Ok, ecco qui. Vediamo se c'è qualche dente qui. Palle i denti. Ma anch'io ne ho tanti, però non è che mordo del ferro per perderli. Un po' da stronzi farlo. Ah, sì, mi ricordo. Sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. E chi è? Chi è? Tre come i sette nani dopo che è crollata la miniera. Ma che tristezza, allora, siamo pazzi? Grazie mille, credo. Ma scusa, non ne ho raccolto una. Ah, eccolo qua. Questo è folle, questo qui è tutto folle. E mettiamo giù, beh, anche questo qui. E basta. Grazie, Warwick. Però è folle, questo qui è folle. Sto morendo, aspetta. Sto morendo anche di sete, direi di tornare alla base a sto punto e svuotarci un attimino le tasche. Però guardando sempre il fondo, che metti che c'è un... vedendo e sterminando, metti che c'è un dentino. Una volta che sento tump. So che una creatura è morta per colpa mia. Ma io me ne frego. Dove dovevo andare? Di qui. Non vedo un dente. Ma basta un po'. No. È giusto che esiste ancora questa cosa qui. Se io dico che me la metto in tasca. La facciamo tornare utile in un qualche modo.
Era tutto sto sale, porca miseria. C'ho spazio in tasca. E lo raccolgo che poi lo butto via. Ah, sì, mi ricordo. Chi è? Sei quello biondo che c'è la faccia da prima. Motasor, lei diventa argento oggi, è buon contento. Buon anniversario, gatto minore di 3. Buon minore di 3 anche a lei. Sempre un simpatico, grazie mille. Ok, sto crepando di sete, proprio una sete che non ne vedo più. E mi serve anche una curetta, eccola qui. Ok, qui come siamo messi? Ma qui il sale ce lo posso mettere? Naturalmente no. Che idea stupida è stata. Imbecille io. Il sale, che vuol dire mettere il sale? Allora, qui. Qui il sale ce lo mettiamo tutto allegro. Ecco qua. Qui invece. E vabbè, una sola di acqua. E vabbè, dai. Mettiamo anche il sale. Ah, me ne sta riempiendo un'altra. Bravo. Bravo, e una me la ciuccio. Ecco qui. Devo farmi un nuovo coltello. Però mi serve. Mi sa che mi serve la gomma siliconata, no? Per il nuovo coltello. Vabbè, facciamo del vetro. Ah, potevo fare anche un vetro smaltato. Bene. Facciamo anche un vetro smaltato. Un pezzo di titanio davanti a uno stalker. E dovrebbe iniziarci a giocare per in teoria perdere i denti. Va bene, allora un pezzo di titanio me lo tengo lì per me. Il coltello come si faceva? Il coltello si faceva non in questa zona. Quindi mi inculo. Eccolo qui. Gomma siliconata. La gomma siliconata si faceva con, non mi ricordo cosa, i semi. Va bene. Adesso sarà un po' una rottura recuperare i semi, ma fammi vedere. Allora, medikit ne ho uno. Devo mangiare qualcosina. Intanto mettiamo giù qui. Niente, non metto giù, porco schifo. Urge un nuovo armadiello. Nuovo armadiello. Ma aspetta, non l'avevo già costruito un nuovo armadiello su per di qui? Sì. Però mi sa che mi servivano due di vetro, no? No, io ce l'ho. Allora, lo mettiamo qui. Bello, come so... Puttano! Ok. Armadiello, dicevo. Qui. No, qui. No, ok. No! Ok. E qui io ci vorrei mettere tutte le robe utili per fare poi il coso. Allora, intanto il vetro smaltato che mi serviva. E poi dopo non c'è un cazzo di altro. Andiamo a recuperare di sotto le robe. Qui io non ho capito perché c'ho sta roba qua. Posterone. Mettiamolo qui che merita. Merita, dai. Va bene il posterone. Fammi svuotare le tasche qui del coso. Però me ne prendo solamente... pochi, perché gli altri non mi stanno. Andiamo giù. Dovrei fare anche una merenda. Non ho, posso, non posso fare merenda. Non ho spazi. Le. Buona giornata, Phil. E il ragazzo di Phil. Ok, facciamo un bel lingottone di titaniozzo. Che così lo spazio decisamente diventa più pratico, no? Ok. Però aspetta che io adesso con il lingotto di titaniozzo mi faccio... Mi serve il litio e faccio il coso di plastilina. Aralo lì. E adesso abbiamo finito con i lingotti di plastilina. Non ne dobbiamo fare più, però aspetta che li raccolgo tutti, li vado a mettere su 1, 2, 3, 4, sono 5 in totale, un altro vetro smaltato, ok, boh, e tutta sta roba qui, il sale io ad esempio lo prendo e lo butto via adesso, perché non me ne faccio una sega, ne ho fin troppo di sale, ne posso togliere altri due da un'altra parte magari di sale, ecco, c'è altri due e li porto di sopra, ok, cestino, sale. Anche del... no, il piombo... non lo so, non è che ne abbia trovato così tanto fino adesso, quindi... non voglio rischiare di perdermelo. Andiamo di qui. Guardate come sono organizzato, eh? Guardate che sono il best.
Peppe, buon per lei, buon per lei. Allora, questo, 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 questo e questo. Ok, mi mancano due vetri smaltati. E non so se lasciare giù qui il quarzo. No, lo porto di sotto il quarzo. Allora, mi porto giù anche uno di questi, che mi servirà a breve. Il quarzo poi lo droppo tutto di sotto. Sto facendo ordine, praticamente, le pulizie di Pasqua. Vedere un po' qui. Il quarzo io lo metterei tutto qui dentro. Anche questo piombo qui che non so che cazzo serve. Bene, almeno qui c'è solamente materiale. Campione di corallo comunque, vabbè. Utile comunque. Facciamo così. Facciamo cos'ha. Mi conviene farmi il coltello di fuoco di nuovo? Oppure quello lì di diamante? Perché io volendo il diamante ce l'ho. Aspetto qualche esperto di Subnautica che mi faccia sapere quale delle due è la mossa più saggia. Che così, insomma, io ho anche qualche medico. No, vabbè, i medici te li posso sempre utilizzare in altre maniere. Sale. Sì, sì, ne servono 5 di vetri smaltati, lo so. Però intanto li ho messi lì in ordine, così non me li perdo. Porco schifo, scusate. Scusate per questo. Provo quello di diamante. Fabio, sono contentissimo per te. Sì, Peppe, ti arriva la mail. Ok. Adesso, visto che qui mi sa che non ho più... infatti... dobbiamo ricercare dei cosi... dei semi di Creepervine. Il problema è che qua li ho fatti estinguere praticamente. Porco cazzo. Ah, merda. Eccone un paio qui. Ok. Cazzo, sono veramente pochi. 1, 2, 3. Dai, le raccolgo tutti se riesco. Cazzo. Che palle che le cose me le fa sparire. Chi è? Aspetta che arrivo, un secondo. Luke Sparrow, che dice? Il coltello di fuoco sott'acqua è come SpongeBob che cucina gli hamburger con i fornelli. Va bene. Ah, sì, Oriu, 7 mesi per lei, grazie mille. Uff, ancora un giorno e avrei perso l'esclusivissimo video dei sub. In ogni caso, buona Pasqua, gatto. Grazie mille. Spoiler. Grazie mille e non te ne pentirai. Stia tranquillo, lei non se ne pentirà del video per i sub. Perché è veramente ficcanza fatta a video. Quello su Vimeo, Peppe, non l'ho fatto. Ho mandato Johnny Gamer quello su YouTube in anteprima, ma quello su Vimeo non l'ho fatto perché mi chiedeva 150 euro per poterlo fare. No, non sono un po' strano, sono un po' giù in questi giorni, ma sto bene. No, aspetta. Ecco qui. È un'idea da ho dato a Moro, poi prossimamente facciamo. Ok, coltello di diamante abbiamo detto. Dai, sprechiamo uno dei nostri due diamanti, eccolo qui, per farci un coltello. Ah, sì, mi ricordo. Chi è? Pagliacci sono io. Grazie mille. Ma ok, zio, ma questo qui è un deficiente. Cortesemente, andate a dire tutti su Twitter. Dogo, grazie mille. Eh sì, pagliacci sono io invece, grande citazione, che diventa di bronzo. Scrivete cortesemente a Moro92 Bagnano su Twitter, zio tua sorella. Poi ci... lasciate fare, fidatevi, va bene così. Sono fatto il coltello tutto temperato adesso. Ok, però vorrei... tutti su Twitter, zio tua sorella, Moro. Va bene, grazie per la collaborazione. Buono, allora. Le tasche, c'è ancora un seme però. Bene, così lo vado a piantare. Lo vado a piantare proprio qui. Aralo lì.
Perfetto. Bene, bene, bene. Ora, mi servono assolutamente quei denti. Qui mi servono i tuoi denti e quindi facciamo così. Aiuto. Ma riesco a saltare... Adesso voglio vedere se riesco a saltare da sotto fino a lì. Hopla! È andata bene. Ok. Questo me lo metto in tasca e ogni tanto glielo droppo. Eccoci qui. Adesso devo trovare uno stalker però. Che non è una cosa bella da dire, ma devo trovare... Eccolo lì. Andiamo sempre a terra. Anche voi a casa. Scusatemi! Come è andato via veloce? Ok. Allora aspetta, faccio così. E faccio così. Ecco qua. Non me, lui. Vabbè, se la prende con me, se la prende. Te la faccio pagare dopo, stronzo. Ok, ci giochicchia. Troppo anche ci giochicchia. L'ha già mollato però. L'ha mollato, ma non ci sono denti qui intorno. Stronzo. Riproviamo? Mi ha risposto con che storia, frate? Questo qui è un criminale. Non vedo denti. Beh. Ma che bravi che se lo passano, guarda lì! E lo appoggia per terra, però... Sempre senza risultati. Lo ridroppo. Che evoluzioni da sturbo. Bevo un sorso d'acquetta. No, ho sbagliato. Ok. Si leva questo qui, cortesemente, che ci abbiamo da lavorare qua. E quindi? Non lo droppano il dente. Ti levi, deficiente? Ma guarda te sto qui. E io ho paura di mollare la sfera, perché poi dopo mi ciuccia via anche questo pezzettone di titaniozzo. Eeeh! Che situazione! Capito, andiamo a pescare da un'altra parte, voilà. Ok, mordilo. Bravo. Adesso me lo sputi. Adesso... Ha fatto tutto lui. Mi molli sto dente, maledetto tu. Da sturbo, mi... Buon 1998. Dai, ripicchiatelo. Questi sono dei gran pezzi di merda, ve lo dico io. Allora. Droppo quello, droppo quella. Cosa ho fatto? Ho creato un mostro. È gravissima questa cosa qui. Oh, è una bella idea invece, guarda. Prima o poi lo perderanno questo dente. Ma che bel giocattolo che gli ho fatto. Sì, ma me lo ciulano. Non lo vedo, vabbè. Aspettiamo. Che vuole? Eh? Salvataggio tattico, bravo. Bravo.
Il dente! Yes! Sono Harry Potter col boccino. Porca vacca, sì! Che fico! Guarda che se lo portano via! Bellissimo! Magari queste cose qui le elimino. Ecco. Così può portare più roba. Beh, allora sto pesce di merda. Mori ammazzato. Ah, giusto, lo devo prendere poi. Come lo fa prendere? Quarzo! Quarzo! Che pare che c'è il serpentone, cioè. Allora no. Mettiamo via il giocattolo. Tua mamma lurida! Ma dai! Ok. Siamo salvi. Non ho medikit. Ho medikit, ok. Andiamo da un'altra parte. Oh, fatta, eh? Stiamo andando benissimo. Io per sicurezza salvo un'altra volta. Un parco a tema con gli stalker che mordono i ferri. Ok, allora, qui c'è uno stalker. Ma ce n'è uno solo, però. A me dispiace se ce n'è uno solo. È triste da solo. No, qui ci sono troppi dugonghi. Va bene, Lucanta. Adesso dobbiamo trovare gli altri stalker, maledizione. Mezzo a qui alle frasche. No. Che c'ho i pesci moscerino che si spappolano. No, qui abbiamo cambiato proprio habitat, lasciamo perdere. E pensate che gli stalker il primo giorno era la cosa che più mi faceva paura. Affanculo, adesso non mi fanno paura neanche i serpentazzi. Però benvenuti allo Stalker Park. Pam 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 pam. Non ne trovo più, porca troia. Dai, no, non si chiamano Stalker, non li trovi. Eccoli qui. Due, giusto appunto. Troppo uno, due e tre. Dai, dai, ma non mangiatevi i pesci, mangiatevi il ferro. Il ferro che è pieno di ferro. Basta un po'. Lì ce n'era uno che giocava col ferro. Niente dente? Hai la mamma vacca. E dente invece! E c'hai la mamma vacca lo stesso. Che male che mi ha fatto quel morso. È un altro dente qui? Sì! Ma dai! Che culo! Che culo! Entra. E salva. Subito. Quanti ne abbiamo? 3. 4. 1 ne manca. Manca un dente. Beh? Chi è? Anonymous. Salve, signor gatto. È provando da un periodo molto buio. Finalmente ho deciso di chiedere aiuto e sono pronto a superare tutto. Oh, mi fa molto molto piacere. Devo ringraziarla con una piccola donazione per tutte le risate che mi aiutano un sacco. Sono molto molto felice anche di questo. Senza che lei ne fosse consapevole. Guarda, adesso che sono consapevole sono decisamente contento. E sono messaggi come questo che mi rallegrano sempre le giornate. Sono veramente felice di questo, ti ringrazio infinitamente. Sono contento anche per la tua situazione che presto migliorerà.
Ne sono sicuro. Ne sono sicuro. L'ho scritto, quindi. Hanno fatto questi? Aspetta che sistemo un attimino, che qui vedo un po' di disagio. Yeah! Thank you! Fatta, no? No. Tsukachu, buongiorno gatto, come le va? Bene, dai, bene. Non aggiungo, non aggiungo altro, che dopo ci limitiamo al bene. Beh, dai, ne manca uno, porca miseria, sbrigatevi, stronzi. Guardate. Fammi vedere qui che c'era l'altro che toccava. Cazzo, 70% di vita. Oh, là, dai. Ultimo, ultimo. Che è qua? Perderanno prima o poi. O forse hanno un dente ciascuno. Ho fatto due vetri? Con altri tre denti fai tre. Ah giusto, dovrei essere a posto. Vabbè, era per sicurezza magari. È vero che dovrei esserci, dovrei esserci. Io so cosa dico, che qua lascio la farm di denti nella speranza. Nella speranza. In generale, nella speranza. Ora, devo andare di lì. Posso lasciar soli un attimo? Non la ritroverò mai più questa sfera, io lo so. Addio per sempre, piccola sfera. Scusa. Se me la recupero e basta, invece. La merda mia! Welcome aboard, Captain. Ho rubato tutto e basta. Tanto è roba mia, cazzo me ne frega, me. Stalker di merda. Era caduto un dente! Merde, non l'ho visti! No, dai! Cazzi! Cazzi, no! Non l'ho visto. Non l'ho visto, l'ho perso. No. Che sfica. Vabbè, non importa. Tanto comunque ci metteremo in altri giorni, altre situa. Pesci. Ah no, quelli non si possono mettere sotto. Allora, siamo arrivati qui. Ops. Allora. Ho preso mentre prendevo la sfera. Welcome aboard, Captain. Non mi pareva, però vediamo. No, infatti non ce l'ho. Vabbè, non me ne frega niente comunque. Me ne frega che sto morendo. Ok, andiamo giù. Andiamo a prenderci un paio di cure qui. Che così le uso. Ok. Mangiamo un panino con un bicchiere di vino. Felicità! 1, 2, 3, 4. Dovrebbe bastare, porca paletta. Felicità! Ok, facciamo il titanio. Messaggio da ascoltare la capsula. C'è questa possibilità. Guarderemo tra un attimo. Allora, facciamo il vetro. Il vetro smaltato. Un altro vetro. Il mondo è casuale o sempre uguale per tutti? Io credo sia quasi casuale. Un saluto ad Albano, che guarda lontano con il suo pene. Altro smalto. È un distributore di merendine. Eh sì, mi avete sgamato. Sono un ciccione in realtà. Ok, allora. Allora io quasi quasi metto qui il titanio che mi avanza. La sfera la metto di sopra.
E devo mangiare adesso per forza, perché... Fammi fare una roba anche, fammi vedere se qui siamo carichi. Ok, allora quasi quasi raccolgo dei funghi. Questo qui mi dà fastidio che è aperto. Raccolgo dei funghi e poi li metto dentro, felicità. Otto, non ci fa tonda, non mi dà fastidio. Un distributore delle merendine gratuito e magico. Sì, sì, ma passa una volta a settimana il tipo e mi rifornisce. Io ci metto questi funghi qua. Poi. Boele. Boia. Andiamo di sopra. Mettiamo gli altri qui. La madonna, quanti ne manca qui. Poi ne sono spariti, perché? Bioreattore, io lo sto riempendo. Porco. No. Stava per venire una bestemmia incredibile. È stato orribile. Chiedo scusa per le mie capacità canore molto sbagliate. Non bestemmio mai, figure cantando. Allora, ecco qui. Allora, fammi vedere. Allora, lubrificante e cavetteria avanzata. Lubrificante si fa con il seme di Creepvine, se non sbaglio ne servono 3. Qui purtroppo sta ancora crescendo e quindi andiamo alla ricerca del seme di Creepvine da un'altra parte. Di venerdì santo poi, tra l'altro, no, per carità, siamo fermi con le dita delle mani. Quanti siete, tra l'altro? Non ho più guardato. Dove siete qui? Dove siete? E là, siete tantini. Si vede che non ci sono scuole, non ci sono... Beh, là... Non lo so, cioè è un giorno di lavoro comunque questo, credo di sì, no? Cazzo, non ho lasciato giù la roba. Me lo stai raccogliendo o... Non ho lasciato giù la gravitavola qua. Vabbè, faremo. Ma tua mamma lurida canaglia. Questi sono pazzi. Aspetta che non voglio sprecarne neanche uno, me ne sta un altro. Ok, a posto. Comunicato per direttissima, minchia. Ok, allora... Quanto sale c'è qui in giro, porca vacca. Tecnicamente è un giorno di lavoro, io sono in ferie, ho capito. Ok, me ne mancano altri 2. E quello è fatto. Dai, ce la faccio, mancano 20 minuti, bestia, se ce la facciamo. Oggi è il giorno del giorno, eh. Oggi è il giorno definitivo. Abbiamo fatto finalmente una cosa che si pensava impossibile da fare a mani nude. Però noi abbiamo la pistolina magica dei prezzi e quindi si crea quello che si vuole. 1 e 2. Ok. Sai che quasi quasi ne prendo un altro paio. Ne ho preso un altro che così lo pianto, no? Sì. Sono scemo perché potevo piantarlo prima, tornare e piantarne un altro. Però sono scemo purtroppo. La piramidina è per donare con i cheers, però io non dovrei averli abilitati, quindi non credo tu possa farlo. Ho chiesto ai Termos se aveva senso farlo, mi ha detto di no, e allora ho lasciato perdere pure questo. Perché i cheers, allora... I cheers sono veramente tanto carini. Però devi tenerti sto cazzo di bicchiere che ti riempie per fare veramente la cosa carina. Quindi, oro e microprocessore. Ok, microprocessore si fa con... Cavetteria avanzata. Il microprocesso si fa con l'asta di campione di corallo, che si prende facile. Minerale d'argento e quarzo, fatta.
Mi manca solo la lastra campione. Che se ne prendano due. Facile. Cioè, mi piace l'idea dei Cheers. A parte che sono un po' troppo confusionari in chat. Infatti, i Termos li hanno, non li hanno messi. Che cicciano fuori troppo in chat. Però mi piace l'idea del bicchiere, ma mi fa cagare avere una roba in mezzo alla faccia. Quindi non lo so. Quindi o se lo faccio, tengo il bicchiere solamente durante il pre-live. Perché mi piace un sacco il bicchiere, ma mi pare veramente una... Aspetta che magari... Ah, mi serviva argento, poi... Argento, quarzo, oro... Argento, quarzo e due di oro. Va bene, signore. Allora. Tanto due di oro. Poi. Un argento. Non ce l'ho. Vediamo qui. Cazzo, spero di averlo più che altro. Quarzo. No, non dirmi. Non ho argento. Dai, no. Ai no. Litio. No, argento. Ok, porcatore, ne ho uno solo. Va bene, dovremmo esserci. Microprocessore. E cavatteria avanzata. È fatta! È fatta! Signori, è fatta! Abbiamo finalmente fatto. Siete gioiosi, io sono gioiosissimo. Besti pesci! Allora, mettiamo giù questo e recuperiamoci invece tutto questa roba qui. È fatta! Eh? Ale! Fatta! Ciclope! Vai! Cosa me lo spruzza fuori così? La madonna che grosso! E dove me lo metto, mo? Scusa, ma mi serve un garage anche per questo? Non ci sta, non ci sta, non ci sta. Cazzo, ma è pericoloso. Ma adesso lo droppa? Ah, che c'è uno tsunami poi. Siamo morti tutti. Cos'è l'elicottero questo? Salve. Bellissimo. No, vabbè, ma non mi sta. Dove... Con che batterie funziona? Dove sono... Dove vanno poi le batterie? È fighissimo! Ma è, no, è troppo grande, dai! E non ci sta! Allora, vado a recuperare il coso lì. C'avevo un pezzo da mettergli. Ecco qui. Dovrebbe essere qui. Per il ciclope questo, no? Modulo l'efficienza energetica del ciclope. Ok, perché probabilmente non avrò le batterie per poterlo sistemare. A bordo del ciclo. Ok, fortunatamente c'è il coso. Ma come va? Che beh. Ma scusami, ma lo posso visitare quindi? Da sotto proprio devo andare. Ok. Welcome aboard, Captain. Se non serviva scorreggiare. Chiudi. Cosa serviva questo? Chiudere? Ah, leave the Cyclops. Ok. Leave. Vabbè, è per chiudere. Io chiudo qui. Quanto stoccaggio! Wow. È bellissimo. Ok, cellula di energia, di quelle grosse, va benissimo. Dai, che bello! Quanto è fatto bene! E ne ha 3 e 3-6. Ok, accesso agli aggiornamenti. Perfetto, gli mettiamo subito questo, il modulo di efficienza. Però questo qui sarà difficile da ricaricare. Quindi probabilmente... Cosa c'è qui dentro? Nessun veicolo attaccato. Posso attaccarci il veicolo? Wow. Questo è interruttore luce interna. No, dai. Quanto è bello questo gioco. Colore, chiaramente, lo chiamiamo. Perché trai ogni volta?
Ah, e lo sì, facciamo mi ricordo, sei quello biondo che nerissimo. C'è la faccia da pirla. No, no, lo facciamo di un altro. Chi è? Mi sento adolescente leggendo che è il nostro secondo mesiversario. Grazie, grazie mille, madama. Facciamo rossissimo, e così dopo hanno paura. Rosso con le strisce nerissime, le altre strisce invece... questo. E il nome lo facciamo... nero va bene in realtà, nero va bene. Done. Posso guidare? Voglio guidarlo, fammi guidare. Sì, ma io come faccio a guidare questa cosa qui? Ah, mi dice dove sto rischiando di colpire Rob. Dai. Che... c'è una telecamera? Dai, c'è la telecamera del sensore di parcheggio! Rotella del mouse per cambiare visuale. Uso il pulsante sinistro per attivare e disattivare la luce. Cazzo. Come si esce però? Questo? Per bellezza e basta. Che bello! Però adesso parcheggia... cioè, è impossibile andarci in giro. Come faccio a scendere, però? Non dico che sia inguidabile, però è inguidabile. È più energia di casa mia, è vero? Sì, ma le cellule di energia finiranno lestissime, quindi devo mettere sicuramente un modulo di... cazzo c'è? Ok. Direi di lasciarlo qui. Buono. Ora scendi giù per la scala e qui, da qui si esce. Ok. Cazzo. Che bello. Voglio provare ad attaccarci il veicolo. Vediamo come si fa. Posso fare la matriosca? E questo come glielo attacco, mo? Dio mio. Che bello. Potrei piangere. Dio mio, cosa succede? Vabbè, fammi uscire un attimo. Ok. Voglio il pannello solare però, perché ne ho proprio bisogno. Io spero ce li abbia il modulo pannello solare, il coso, perché sennò... allora. Moduli comuni. No. Stoccaggio no. Efficienza energetica no. Solo il Simot c'ha il coso. Prone e i siluri. È automatico? Sul serio? Siamo sicuri? Perché io quasi quasi farei un altro modulo di efficienza a sto punto. Ma in realtà di là c'era un'altra cosa. Perché c'ho il transatlantico dietro casa. Aspetta che acqua, sì, ne ho bisogno, che sto morendo di sete. Ecco qui. Li mettiamo nel cestino, ti sali di merda. Ce n'è ancora? Non ce n'è più. Qui c'è pin, no? Ah, vedi, aggiornamenti ciclope. Rinforzo del ciclope. Riordina la struttura automatica dello scafo del sottomarino per aumentare di molto la profondità di sicurezza di immersione. Porca troia. 10 lingotti di plastel. Puttana, no. Troppo. Aggiornamento del Simot. Vabbè. Ok.
Ma quindi come si fa, insomma? Devo per forza avere tutte queste 1000 batterie da ricaricargli? Io cazzo ne ho uno solo di ricarica qui. E non ho batterie in pratica. Cellule al 100% entrambe. Bene. Si è prese da solo per entrare nel veicolo. Ah. Ah. Vabbè, io a questo punto creerei un'altra di questi cosi qui. Microprocessore, caveterie e vetro. Porcata, non c'ho voglia. Non c'ho voglia. Mancano pochi minuti. Non c'ho voglia. C'ho voglia semplicemente di andarci un attimino in giro. Salviamo, salviamo, sempre salviamo. Guarda quanto stoccaggio, porca troia. Ah, vabbè, sono piccoli. Vabbè. Ci sono le cose di energia. Ok, qui posso andare e vado dentro il Simot direttamente, bellissimo. Però devo migliorare il Simot. E qui si può chiudere tutto. Guarda, non so a cosa serve questa cosa qui, però si può chiudere tutto. Va bene, le luci direi di rispegnerle a sto punto. Spazio C per salire e scendere. Ah, C per scendere. Ok, non lo sapevo. Lavacco. Ma come faccio a sapere se è giusto, è riparato, è rotto? Non lo so mica. Però fammi vedere. Cosa cazzo sto vedendo lì? Boh, non lo so. Comunque voglio andare per di lì. Di qui c'era una grande profondità, no? Non vedo dove sto andando. Tipo questo che coso è? Ok, qui sotto posso andare. Vorrei vedere, ma porca troia. Ok, lo pilotiamo. Cazzo, che finito! No, 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 non siamo ancora in zona abissale qui. Oh, un po' di musica non guasterebbe qui, eh. Non si vede niente. Andiamo ancora più giù. Sono immerso tutto, sì. Ok. Non può andare molto in profondità, quello c'è, per quello c'è il Simot. Come? Beh, posso andare a 500 metri. Fanculo, è 200 metri in più rispetto a prima, eh. E il Simot me ne fa 300. Dai, fammi gioire un attimino. Ok. Ho colpito un attimino. Ma per ripararlo come faccio? Mi inculo perché è praticamente gigante. Sta diventando molto agghiacciante la situazione. Non vedo nulla. Posso spegnere le luci? Che crisi, che crisi. Vabbè, ma prima o poi troverò un mostro enorme che mi mangia. E ho la mia fiancata che se ne va. Ok. Non vedo un cazzo, per forza. Può uno navigare così? E le voglio spegnere le luci, ma io non so come si fa.
Cioè, le luci mi danno proprio fastidio, però non so come si tolgono. Ah, erano qui. Vabbè, ma devo venire fino a qui per spegnere le luci esterne. Ma vaffanculo. Vedo niente uguale. Che creature sono queste? Dei granchi giganti. Bello. Era meglio prima, sì, era. Sì, ma mi abbagliano, porca vacca. Mancano 2 minuti. No, devo chiudere purtroppo. Non so se salvare qui o se abbandonare la missione e riprovare un'altra volta. Solo staccano. No, no, dai, torniamo indietro. Beh, più che tornare indietro, sai cosa dico? Che esco e basta. Torno al menu principale. Sì, che tanto avevo salvato prima di partire per la nave. Fammi rivedere. Che ansia. Che ansia, fammi rivedere, va là. Sì, direi che c'è ancora. È ancora qui, perfetto. Però voglio spegnergli tutte le luci, che poi non so se consumi anche mentre non ci sono su, ma per sicurezza, guarda. È accesa la luce, è accesa. Spegni tutto, spegni. Ok. Bellissimo comunque, veramente tanto bello. Subnautica è veramente un gioco fantastico. Guarda qui, l'Antonello. Ah! Veramente bello. Sono contento. Welcome aboard, Captain. Fatta, fatta, a posto, a posto. Salva. Desktop. Bene, giusto in tempo che sono le 11 e le 10. Mamma mia. Fanciullotti, io vi auguro un buon proseguimento di giornata in questo venerdì. Buoni termosifoni a tutti e noi ci vediamo questa sera. Grazie a tutti per donazioni super e super, spero vi siate divertiti in maniera uguale ma contraria alle persone. Ciao! Ah, non perdetevi il video ficcantissimo di oggi alle 2. Però c'è anche la live di Karim alle 2. Fate voi.